Buonasera a tutti e bentornati alla 13ª puntata di questi segreti di Genova in pillole. Questa sera, come sempre, ci aiuterà il nostro amico, ormai socio onorario, come dico sempre, Pasquale Domenico Cambiaso, con il suo acquarello a seppia. Rispetto alle volte precedenti, questa volta immagino capirete subito dove siamo. Generalmente vi faccio vedere un'immagine antica difficilmente conoscibile, oggi invece vedo un'immagine che quasi tutti, immagino, li conoscerete, anche se un po' cambiata rispetto all'odierno. Siamo, come capirete, a Porasoprana, esattamente al Piano di Sant'Andrea. Un'immagine, vuol dire, un luogo che tutti noi conosciamo, ma spero lo stesso di riuscire a stupirvi, o comunque riuscire a raccontarvi qualcosa che non sapete di questa zona, di questo particolare, partendo da questo acquarello. Intanto, cosa vediamo in questo acquarello? Il titolo è Antiche porte sul Piano di Sant'Andrea. Antiche porte, in realtà, eccola qua, la nostra Porasoprana. Intanto già notiamo qualcosa di diverso. Intanto mancano i merli, vi racconterò poi per quando torneranno, tra virgolette, i merli. Abbiamo una casa costruita tra le torri, abbiamo delle anelli di una catena che penzola dalla torre, abbiamo una via che, come dire, parte dall'uscita di Porasoprana e va verso l'odierna Piazza Dante. Una bella edicola votiva, che abbiamo ancora oggi, un casotto che invece oggi non c'è più, una salita che porta in un luogo, vedete una chiesa, probabilmente dal campanile, ve ne parlerò dopo. Panni stesi, vedete, addirittura dalla torre, andavano dal palazzo di fronte. Arriveremo a tutto. Intanto, Porasoprana, la conoscete tutti, eccola qua. Se questa immagine, questo acquarello, la guardiamo dal dentro, verso fuori, in questa antica cartolina, guardiamo esattamente il contrario. Eccolo qua, siamo in Vico Aduto Ponticello, quella via che, come dire, portava a Porasoprana. Qui, in particolare, Porasoprana la vedete, non la vedete in realtà, vedete l'arco? Se guardate bene, in realtà c'è l'arco, o questo è l'arrivo, come dire, metà torri, e poi qua le due torri, una inglobata in questo palazzo e una inglobata in questo palazzo, come dire. Ma andiamo con ordine. Porasoprana, detta anche Porta di Sant'Andrea per la vicinanza al monastero di Sant'Andrea, di cui qui avete il campanile, torneremo dopo a parlare. È una porta che è nata, eretta all'inizio nel IX secolo, viene poi modificata e assume la sua conformazione, diciamo così, che vediamo ancora oggi, anche se poi vi racconterò un po' modificata, nel 1155, quando vengono erette la cinta muraria, cosiddetta del Barbarossa, appunto per resistere agli attacchi dell'imperatore Barbarossa. Era una delle principali porte cittadine, come se generalmente viene associata a Porasoprana, a Porta dei Vacca, come i due principali ingressi, anche perché molto simili tra loro. Molto simili Porasoprana a Porta dei Vacca, in realtà era simile a queste due porte anche una terza porta. Una porta che oggi non abbiamo più, ma che vi mostro velocissimamente, come per ricordarvi. Questa è Porta dei Vacca, come vedete, assomiglia molto alla nostra porta, anche se è la dall'altra parte della città. E poi viene anche questa, la Porta Aurea, che, come sapete, era in zona Piccapietra, per farla facile, dove esattamente oggi è Piazza Piccapietra, però di essa non rimane nulla, se non il ricordo, qualche antica fotografia come questa che vi mostravo adesso. Torniamo alla nostra porta. Porasoprana, vi dicevo, quando poi perde la sua funzione, quindi quando viene la città, la cinta muraria viene allargata e Porasoprana perde la sua funzione difensiva, bene, pian piano viene inghiottita e inghiottirà il quartiere di Ponticello, che appunto si sviluppa da Porasoprana verso, diciamo così, quella che oggi è Piazza Dante, e ingloba la porta. Inglobandola, in realtà la salva, perché la porta non viene distrutta, ma viene semplicemente utilizzata per appoggio degli edifici laterali e per appoggio di questo edificio centrale. L'edificio centrale che notiamo anche nella quadra del Cambiaso, ecco qui un edificio a due piani, anzi tre, è un edificio che viene costruito quando appunto Porasoprana perde la sua funzione. Ed è un edificio utile perché qui verranno, cioè qui Porasoprana tra le tante cose che succederanno verrà anche utilizzata come carcere. E l'edificio centrale sarà utilizzato dai carcerieri, da coloro che appunto abitavano nelle carceri, che vivevano nel carcere, lavoravano nel carcere, che era presso Porasoprana e presso un altro luogo di cui vi parlerò tra poco. Tra i tanti che abitarono in questo luogo, vi fu anche un tale, il figlio di un di
Charles-Henri di Sanson, che forse voi conoscete, molti voi conosceranno perché è il mitico boia, cioè colui che più di tutti ghigliottinò in Francia proprio nel periodo tra virgolette caldo, e tra le tante persone che ghigliottinò fu anche il re di Francia Luigi XVI e anche la regina Maria Antonietta. Si calcola che furono 2918 le teste che caddero appunto nella cesta posizionata sotto la ghigliottina. Tra i tanti anche Robespierre, per esempio, che diciamo così ha perso il treno, quindi da rivoluzionario diventa ghigliottinato. Un altro che forse non conoscete molti di voi, conosceranno, è l'astronomo Jean-Sylvain Bailly. Io l'ho letto per caso leggendo una biografia di Benjamin Franklin, che Benjamin Franklin voi conoscete anche perché sulle banconote americane, oltre che un grandissimo scienziato americano, fu ambasciatore americano in Francia. E tra le tante persone che incontrava spesso vi era questo astronomo Bailly. Mi faceva molto ridere la scena perché Bailly raccontava che Franklin spesso gli diceva molto bene, mi fa in mente pensare come si dice uno che dice molto bene con gli assisti, vai avanti, ma dalla ragione ai scemi, sembrerebbe. Quindi mi faceva sorridere questa curiosità. Sempre, tornando invece al nostro boia, Sanson, se vi capita di leggere la storia della sua famiglia, si viene a sapere che il mestiere del burò, del mestiere del boia, è un mestiere che non è un mestiere, come dire, si poteva fare così senza essere nessuno, ma era un mestiere ereditario che aveva per la prima volta preso come da ufficiale. Ed era fatto per la prima volta fatto dal bisnonno di Charles Henry, appunto, che poi per eredità lo diede ai figli e ai nipoti fino ad arrivare al nostro, appunto, Charles Henry, che dormiva tra le porte sopra l'arco di porta sopra. Quando vi dicevo, quando il vicino convento di Sant'Andrea, che qui vediamo l'ingresso, qua così vi racconto già, qui siamo a Sant'Andrea, di cui vi ho parlato tra poco. Nell'Ottocento Sant'Andrea diventa carcere, ebbene la porta soprana diventa, dicevo prima, l'abitazione di coloro che lavoravano nel carcere. Ma non solo, le torri diventano anche prigioni nelle quali vengono custoditi, vengono incarcerati appunto coloro che si macchiavano di delitti. Tra le tante, vi dicevo, cose che notiamo nelle immagini del cambiato, vediamo anche, vediamo bene qua, queste anelli, gli anelli sono di una catena che molti di voi sapranno, è la catena del porto di Pisa. Se vi capita di andare a Sant'Agostino potrete vedere un bellissimo bassorilievo. Tra l'altro c'è una riproduzione anche nel chiostro di San Matteo, quindi se vi capita di andare anche a San Matteo nel chiostro vedete questa riproduzione di questo bassorilievo che oggi è questo a Sant'Agostino. Questo bassorilievo è stato portato a Sant'Agostino dopo che sono state distrutte le case in vico detto Ponticello, cioè le case si trovavano, vi facevo vedere prima, qua. Una casa in vico detto Ponticello, che sapete, tutte distrutte tranne la casa che si pensa sia la casa di Sofro Colombo, tutte le altre sono state distrutte, ebbene la casa che faceva angolo tra vico detto Ponticello e via dei Servi, custodiva in facciata questo bassorilievo. Questo bassorilievo che ci racconta appunto di un porto con due torri, eccolo qua, il porto del porto di Pisa, poi c'è un particolare delle catene. La scena ci racconta questo, come sapete benissimo, siamo il 6 agosto 1284, i genovesi sconfiggono nella famosa battaglia della Meloria i pisani. Anzi, se vi capita di andare a Campo Pisano, vi racconteranno che qua sono stati sepolti tantissimi pisani, anzi, ci sono anche racconti di fantasmi che si sentono la sera le catene dei pisani che vengono portati a Campo Pisano. Oppure c'è il proverbio famoso, chi vuole vedere Pisa vada a Genova. Ebbene, dopo sei anni, nel 1290, i pisani non mantengono i patti, allora i genovesi, guidati da Corrado Doria, decidono che è ora di farla finita, è ora di dare una lezione seria ai pisani. I pisani, in tutto punto, si chiudono, tirano giù la catena che chiudeva il porto, tra la torre Magnale e la torre Formice, esattamente tra questi due torri, appunto, tirano una lunga catena e i genovesi rimangono fuori dal porto. Vengono fuori dal porto e pensano, chi ti pensa? Un fabbro, un Innocenzo Cialli, gli viene in mente un'idea. Mi viene in mente di scaldare la catena, quindi renderla più debole, poteva pensare se non un fabbro, perfetto. E
scaldata la catena, passati sopra con le navi, in questo modo a spaccarle. Spaccati quindi la catena, i genovesi riuscirono ad entrare nel porto e a quel punto lì distrussero Pisa e si racconta che, come vi ricordate del Scipione, per esempio, a Cartagine, sparso il sale sulle rovine di Pisa. Come dire, qui non deve più crescere neanche un filo d'erba. Nella catena di Pisa vennero portati a Genova e sparsi, se fosse capitato di camminare nell'Ottocento, già dal 1200, cioè fino al 1860, le avreste viste, porta soprana, come in questo caso qua, ma non solo, in tante chiese. Così vi faccio un esempio: se vi capita di andare a Santa Maria del Castello, nella bellissima sala di ex voto, vedete un piccolo quadretto. Un piccolo quadretto, tanto che racconta il bombardamento del Re Sole, vedete le bombe che cadono sulla facciata, e anzi, se vi capita di guardare, vedete anche una cosa molto curiosa: in facciata viene questa controcappella, vedete questa cappella, questa piccola base che oggi non c'è più. Beh, tutto ciò per dire invece che in facciata sopra l'entrata principale vi era appunto una catena, eccola qua, un pezzo della catena del porto di Pisa. La catena del porto di Pisa era qua, era intanto sulle porte, sulle chiese, in tanti altri luoghi. Si dice che vi fosse anche sulla casa dove abitava Noceto, cioè il mitico Noceto, cioè il mitico fabbro che ideò questa stratagemma per distruggere la catena del porto. E questo leggendo le poliglie antiche si racconta che il nostro Charlie abitasse proprio in Vico Ponticello, angolo via Vestaglio. Quindi probabilmente, diciamo probabilmente perché non c'è certezza in realtà, questo vostro rilievo poteva essere sulla casa di nostro Charlie. Si racconta che in quella casa lì, faceva angolo, con Vico Vestaglio, faceva angolo, diciamo così, con la strada che portava giù a Porto Lonaiolo, vi fosse la presa anche lì delle catene. Se vi capita di andare a Pisa, cioè le catene vennero tutte restituite nel 1860, dopo l'unità d'Italia, e oggi sono costruite, se vi capita di andare nel cimitero monumentale di Pisa, le noterete appese alla parete del bellissimo cimitero monumentale, come sapete, sempre lì Piazza dei Miracoli, ed è da visitare insieme a tutto il resto della piazza. In realtà, se fate un passo a Murta, noterete invece ancora due anelli che sono ancora gli anelli del porto di Pisa, che sono stati restituiti. In realtà i due anelli qua sono due riproduzioni perché i veri anelli furono rubati dagli austriaci nel 1746. Un altro anello è qua, invece, eccolo qui, è invece custodito a Moneglia. A Moneglia, se vi capita di andare alla chiesa di Santa Croce, c'è sulla facciata, eccolo qui, un tocco dell'anello, un anello della lunga catena che chiudeva il porto di Pisa. Torniamo salutiamo il mitico nostro Charlie, la catena di Pisa, torniamo alla nostra porta. Vi raccontavo di tante cose della porta soprana, bene, se guardiamo il cambiaso, notiamo che la porta, a parte la casa che è in mezzo, manca dei suoi merli, vedete, sembra un po' monca. Se guardiamo un'immagine ottocentesca, vediamo se la trovo, eccola qua. Un'immagine, vedete queste sovrastrutture che coprono la cima della torre, qui c'è ancora la casa in mezzo. Ebbene, queste due, qua vedete, manca appunto, cosa manca? Mancano i merli e invece vedete le case di Ponticello, le vedete addossate proprio, attaccate alla torre. Le case rimarranno attaccate così alla torre, le prime verranno tolte fine 1800, e quindi vediamo qua, faccio vedere per esempio un'immagine, vediamo un po', eccola qua, un'immagine con metà porta soprana liberata, vedete, rimaneva solo la casa di Colombo, eccola qua, qui c'è già la Banca d'Italia che sostituiva tutto ciò che vediamo nell'immagine del cambiaso, ciò che vedete qua, come dire, non c'è più, improvvisamente troviamo la Banca d'Italia, le mura sono tagliate, non stavano più, e Porta Soprana riacquista i suoi merli, vedete, sono stati restaurati e rimessi al suo loro posto. Ah, non c'è più la casa centrale, c'è ancora questa casa, c'è ancora le case di questo Ponticello lato meridionale, che verranno definitivamente distrutte negli anni 30. Quando parliamo di questi restauri, dobbiamo citare il mitico, conosciuto tutti, Alfredo D'Andrade, dietro la sovrintendenza delle belle arti, alla fine dell'Ottocento, fu lui che, tra i tanti, sapete, tanti interventi, porta soprana per farle riacquistare l'antica bellezza, forse un po' tanto forzata,
Sapete i suoi interventi, per esempio, anche a San Giorgio, interventi a San Donato, dove, per esempio, aggiunse un ordine al Torre Anolare, o aggiunse il Narceto, giusto come un pezzo, tra virgolette, in facciata. E poi Orlando Grosso. Orlando Grosso, che invece negli anni 30, riesce, come dire, a far distruggere, quindi a portare all'antico splendore, cioè, ecco la torre meridionale, cioè la torre che in questa immagine qua notiamo ancora, come dire, coperta da questa casa. Come la vediamo oggi, invece, dove la pulita, eccola qua, questa è la parte interna. Ci sono anche due iscrizioni, come saprete, alla base delle due torri, a destra e a sinistra, ci sono due incisioni. Sulla pilastra meridionale, cioè il pilastro entrando sulla sinistra, si racconta di questa porta, che vedete ben presidiata, di uomini muniti di una viabile cinta di mura, parliamo di Genova, logicamente. Tengo col mio valore lontani gli ospiti, gli ostili colpi. Se viene portatore di pace, potrai passare da questa porta. Se guerra minacci, triste e vinto, dovrai ritirarti. Si racconta poi che si racconta addirittura che gli fosse, tra virgolette, imprigionato nella porta un fantasma che allontanasse, come dire, coloro che doveva entrare con violenza, portando guerra in città. Se poi vi capita invece di voler leggere la targa settentrionale, cioè la targa lato, mettiamola così, cioè sulla destra, lato Banca d'Italia, eccola qua. Vi racconto invece, con la forza del mio popolo, fu già l'Africa tocca, dopo altre parti dell'Asia, e poi quasi tutta la Spagna, soggiogai l'Almeria e Tolone. E Tortora. Or sono 7 anni da questa, erano 8 anni da quella, quando io, Genova, posi questo ricordo verso l'undicesimo secolo, più 11 lustri dopo l'almo parto della Veneranda Vergine. Se poi vi capita di farvi 2 passi e salire sulle torri, questa è su qualche immagine per chi non conoscesse le torri. Qui siamo a metà, questa è esattamente il punto in cui nasceva la casa, siamo a metà delle torri. Questa è la visuale da metà altezza verso Saita del Trione. Questa è l'immagine guardando, diciamo, lo sguardo guardando in alto. Ed eccola qua, la bellissima scala che invece vi porta in cima, ed ecco qua, sulla cima della torre, dove avrete questa è la torre che sta dall'alto, e qui invece, ecco qua, Genova ai vostri piedi, qui, lato Saita del Trione. Qui vedete la collina del castello, quindi Santa Maria della Grazia Nuova, Santa Maria in Passione, eccetera, eccetera. E poi qua invece lato San Lorenzo, questo grosso vico, questo tipo quella cosa di Acqua Soprano. In realtà, come sapete, qui c'erano tante case, tanti vico, c'è vico del Sellaia, altri vicoletti più piccoli, poi viene aperta una grossa strada. Ed ecco come si vede San Lorenzo, Gesù, il Matitone, quindi la città anche moderna, le grossissime navi da crociera, eccetera, eccetera. Ed ecco qua verso nord invece abbiamo Carlo Felice, tutta la collina del Castelletto, fino ad arrivare ai forti. E questa è la nostra Acqua Soprano. Sì, oltre, diciamo, nei secoli vi furono tanti innesti, faccio vedere l'innesto famoso, diciamo così, che sono quelle case addossate oppure la casa costruita sull'arco. Tra le tante cose che passavano su Porta Soprana, era anche un po' d'acqua. Ed eccola qua. Se vi capita di passare all'interno di Porta Soprana, al lato di Aradecca, all'inizio noterete 2 quadrati con un cerchio in mezzo. Non sono altri che i terminali di 2 tubi, i 2 tubi dell'acquedotto storico che di qua gettavano l'acqua. Erano detti cannoni, perché, come sapete, la differenza tra si può dire cannoni e bronzini. I bronzini erano rubinetti puniti di una chiusura, quindi si potevano aprire e chiudere. I cannoni, invece, erano tubi che reggevano acqua con continuità e quindi non vi era un modo di chiuderli. Qui erano 2 piccoli cannoni, appunto, quindi 2 piccole fontanelle, mettiamola così, che davano acqua per coloro che entravano subito in città, potevano, come dire, subito dissetarsi, sia uomini che animali, quindi sia forza lavoro che umani. Ma non solo. Se vi capita di vedere qualche immagine antica, noterete nella parte, guardando all'esterno, la parte sinistra, quindi la parte verso Via del Colle, verso Via Ravetta, c'è poco una strana struttura. Per farvela capire, questo palazzo qua c'è ancora, più un palazzo di Via Ravetta, un palazzo con queste finestre qua che esiste preciso preciso. Ebbene, questa struttura qua non esiste più. Questa struttura qua non era altro che un castello d'acqua. Castello d'acqua significa una questa struttura, ve ne farò vedere un'altra che invece è qua esistente, così vi lancio anche l'idea di andare. Vedete, è una struttura costruita di tante cassette, questo caso qua, vedete, si devono aprire per ispezione.
cassette che poi davano l'acqua alle varie abitazioni. Quindi da queste tante cassette ripartivano le varie deviazioni per dare l'acqua a tutta la zona. La strada d'acqua che, se vi capita di passare in salita della Rondinella, potete notare ancora oggi. Eccolo qua. Purtroppo tenuto malissimo, ma la speranza sembra che un giorno riuscirà a pulire, a togliere tutti i rovi. E questo è un castello d'acqua ancora esistente. Nella parte bassa, la parte della salita della Rondinella che collega Cairoli a Porta delle Pastorezze, quindi la parte bassa, sempre chiusa da un cancello, in realtà con un po' di fortuna, soprattutto dalla parte superiore, riuscite a entrare. Se vi capita di entrare, avrete alla vostra destra, in scendendo, il Vico dei Mulini, appunto, che anche lui, il suo nome, richiama l'acqua, e invece alla vostra sinistra, Sette dell'Ordinella, in uno spiazzo di Sette dell'Ordinella, proprio questo bellissimo castello d'acqua, che magari parleremo un'altra volta. Sempre dall'immagine del Cambiaso, notiamo una cosa che c'è ancora oggi, eccola qua, l'edicola votiva. Tutti voi forse avete visto, chi non l'avesse mai vista, non l'avesse notata, magari vi spiego. Eccola qua, questa edicola votiva, risalente al XVII-XVIII secolo, l'edicola votiva, vedete in stucco, l'immagine centrale è la Madonna della Guardia, questa in realtà è una copia, l'immagine vera è conservata dentro la porta soprana. Vedete stucco, due piccoli angioletti reggono i lati delle mensole, come anche due faccine, un faccino dell'angioletto, eccolo qua, due angioletti qui reggono il centrale, il monogramma di Maria, una raggiera tutto intorno. Vi raccontavo. Poi, no, ecco, sempre porta soprana, prima di chiudere il discorso porta soprana, se vi capita invece di oggi di fare due passi porta soprana e guardare la torre lato via Dante, potete notare alla sua base due grosse lapidi che ricordano che qui vicino vi fu, in una notte del 1942, esattamente il 23 ottobre, un avvenimento molto triste, successo nella Galleria delle Grazie. Durante la guerra, questa galleria, che aveva l'ingresso proprio a due passi dalla soprana, era l'ideale nascondiglio per tutti coloro che devono del quartiere devono scappare, sfuggire alle bombe. Quindi si lanciavano giù per una discesa, per una scalinata, qui vedete questa foto, questa bellissima foto, dettata dal volume La Seconda Guerra Mondiale di Carlo Brizzolari, un volume che se trovate vi consiglio moltissimo per le immagini soprattutto. Ed è una scala ripidissima e purtroppo quella notte lì di tante persone che scappavano e che si infilavano in questa discesa così ripida, iniziano a cadere alcune persone, altre prese dallo spavento continuano a camminare, correre, insomma, a schiacciare le persone che cadevano giù, calpestando, alla fine si contarono, pare, 354 vittime, pensate. Tra le tante persone che si rifugiarono in queste Gallerie delle Grazie, raccontava il cardinale Bagnasco che c'era anche sua mamma che era incinta proprio di lui, quindi diciamo, il cardinale Bagnasco. Già Cardinale Bagnasco, adesso ormai non l'è più, cioè non è più il nostro cardinale di Genova, ma sempre Cardinale Bagnasco è, raccontava appunto che lui, diciamo così, nella pancia della mamma ha vissuto questa esperienza. Soprattutto sua mamma, che come sapete, con una latteria in Sarzana, è andato a posto, quindi insomma si salvò quella notte e poi nacque il piccolo angelo che poi tutti conosciamo. Se vi capita di passare poi il 3 ottobre, che è il giorno della come capita spesso a me, vedete questa è la foto che ho fatto il 3 ottobre, proprio il giorno in cui si ricorda il giorno della strage e quindi il giorno in cui viene poi affissa questa corona di allora e viene ricordata questa tragedia. Vi parlavo, sì, parlando dell'immagine del Cambiaso, allora, diciamo, qui siamo, dicevo, nel piano di Sant'Andrea, come anche la porta soprana dei tante porte di Sant'Andrea. Perché questo nome? Perché a fianco della porta vi era un monastero, il monastero di Sant'Andrea. Oggi noi tutti conosciamo il chiostro, la parte inferiore del chiostro di Sant'Andrea, che è stata ricostruita proprio davanti alla soprana. Eccola qua. Se tutti conoscete l'immagine di Piazza Dante, la soprana è la nostra sinistra, quello che vediamo dietro è la Banca d'Italia. Ebbene, questa è la ricostruzione di un chiostro che in realtà insisteva in un terreno qui vicino, insisteva esattamente, diciamo così, dove è oggi la Banca d'Italia. Se guardate l'immagine qua, capite bene che se qua, diciamo così, la torre finisce qui, qui c'è la stradina sotto che porta di porta soprana, la Banca d'Italia è esattamente in questo posto qua, diciamo dove c'è questa zona qua, il campanile, ecco lì, è proprio la Banca d'Italia. Sant'Andrea rimane, oltre il piccolo chiostro, anche alcune, tra virgolette, pietre parlanti, di cui vi parlerò dopo. Ah, a proposito di pietre parlanti, dimenticavo, quando vi parlavo di Vico di Ponticello e di casa del Buon Noceti,
Se vi capita di andare a Sant'Agostino, tra le tante pietre parlanti che, come sapete, che riempiono il museo, viene anche una, vediamo se la trovo, in questa zona. Se la vediamo, Sant'Agostino, nelle pozze rapide, quindi in realtà una posta che non sembra aperta, ma c'è una piccola formella, ecco, anch'essa. Vi raccontavo della casa del Nocetico, o comunque del bassorilievo di quel bassorilievo del porto di Pisa, che era l'angolo tra di questo Botticello e via Reservi, comunque Borgo Lonaioli. Ecco, anche questa formella, come si legge da questa etichetta attaccata, vedete, formella con stemmi e chiave da una casa all'angolo tra di questo Botticello e via Reservi. Quindi probabilmente questa formella era anch'essa nella casa o a quella casa a fianco, rispetto a quella del bassorilievo di cui vi parlavo prima. Torniamo a Sant'Andrea, scusate, perché ho fatto la digressione, ma me l'ho dimenticato di raccontare. E volevo dire, come dicevo, Sant'Andrea occupava era la collina detta del Broglio, la collina o del Borcento, la collina che appunto sorgeva, diciamo, guardando dall'esterno, alla destra del Coro Soprana. Nasce nel XII secolo, all'inizio vi sono monache benedettine, a cui poi, diciamo così, entreranno poi in gioco invece le monache agostine all'inizio del XII secolo, che qui rimarranno fino al 1798, anno in cui, con le soppressioni di ordini religiosi, il convento dovette essere abbandonato. Il convento rimane vuoto per una ventina d'anni, più o meno. Poi nel 1817 e poi fino al 1904 il convento viene riconvertito in carcere e tale rimarrà, appunto, diciamo, fino all'evoluzione di inizio Novecento. Rivoluzione che porterà con sé appunto una situazione di una chiesa molto bella, con affreschi di Luca Cambiaso, Carlone, Domenico Piola, Domenico Parodi e molti altri. Di tutto questo ci rimane, per fortuna e soprattutto per la testardaggine di coloro che vogliono lottare, no, per tenerlo in piedi, la parte bassa del chiostro, che ancora oggi ne possiamo vedere. Fu il mitico, se non sapevo, che bravissimo, Alfredo D'Andrade, che riuscì, dopo una lunga battaglia, D'Andrade, il suo scopo era non buttare giù nulla. Quando però si dovette arrendere al resto della città, la decisione del resto della città, quello che riuscì a fare è salvare il chiostro, la parte bassa del chiostro, la parte del chiostro, che ancora oggi possiamo vedere. La conoscete tutti, per chi non la conoscesse vi esorto ad andare a vedere, in particolare di guardare le raffigurazioni più complesse, come per esempio questo bell'angioletto, per via anche una fuga in Egitto, più complesse come immaginerete, sono quelle negli angoli, sono le raffigurazioni che sono negli angoli, dove le colonne sono più importanti, le pelle sono più grosse, quindi c'è anche più facilità nel poter costruire una scena più complessa. Questa è un'immagine di come si presentava il chiostro quando era, tra virgolette, al suo posto, quella qua. Adesso ci darò anche un'immagine del chiostro, un'immagine molto particolare che ho preso dal bellissimo libro Medioevo Demolito, un libro che, se vi capita, vi consiglio di comprare, cioè Medioevo Demolito e Medioevo Ricostruito. Da Medioevo Demolito, vi faccio vedere una bellissima immagine di Sant'Andrea. Come si presentava, vediamo un po' se la troviamo, ovviamente sicuramente scorriamo questa sera. Una mezz'oretta, sono sicuro, ma voi siete bravi, mi seguirete oltre la mezz'ora, immagino. Dunque, Sant'Andrea, arrivo a Sant'Andrea, ecco qua. Guardate vedere. Eccola qui. Questo è il chiostro prima di essere smontato e rimontato. Se guardate, ogni pietra ha il suo numero, questo per fare in modo che appunto venisse per facilitare rimontare il tutto, vedete, ogni pietra ha il suo numerino. Questo è ancora al suo posto, come vedete, ci sono già le macerie dietro, tutto pronto per essere tirato giù tutto, tranne per fortuna la parte inferiore del chiostro che sarà recuperata. Guardiamo qualche altra immagine antica. Intanto, questa è l'immagine. Allora, se il cambiaso ci racconta la visuale, vedete, dall'esterno del cancello, col campanile qua. In questa antica immagine notiamo esattamente il contrario. Siamo nel cortile interno, vedete questa grossa, questo qui è il cancello, vedete questo grosso, è questo qua, un gruppo di mura. E qua notiamo, sempre lungo le mura, eccolo qua, vedete, un bel tocco, tra virgolette, a quella storia, vedete, con le sue derivazioni, portavano all'utenza i vari utenze. Qui siamo nel carcere, questo è il cortile interno del carcere. Sant'Andrea nasce all'interno delle mura del Barbarossa, poi
Poi pian piano si ingrandisce e addirittura ingloba parte delle mura del Barbarossa. Quindi diciamo, le mura diventano parte del convento. C'è un'immagine antica in cui si vede la demolizione del povero chiostro. Ma tipo, qua si vede, questa è un'immagine in cui vedete, è la stessa, è la, una parte dell'immagine del Cambiaso, eccola qua, vedete, un po' più moderna. E voi vedete con l'ingresso, quindi vedete carceri, Sant'Andrea, si vede abbastanza bene. Se un po' pulimpolo c'è sempre, perché sennò non siamo contenti, qualche ragazzino in foto ci si mette sempre, si fa vedere, ecco qua c'è, questo è il cortile, un'altra immagine degli interni, sarà da vedere, vedete, comunque molto grosso, tutto il complesso, siamo già, con il, è già carcere, con le finestre chiuse, vedete, tre finestre chiuse, diciamo, non c'è nessuno da affacciarsi, questa invece è un'immagine, eccola qua, vista dall'odierna Piazza dei Ferrari, qui ci sono le demolizioni, qui abbiamo ancora tutto il convento, qui abbiamo ancora il campanile, eccolo qua, qua soprano e qui dietro. Tutto questo è colto con l'emorcento, verrà distrutto, o l'ebbroglio, se vuoi chiamare, verrà distrutto e qui nascerà Via Dante e la Banca d'Italia. Vediamo ancora un'immagine. Ah, ecco, no, vi porto a San, questo lo faccio vedere prima. Vi porto a Sant'Agostino perché sembra Sant'Agostino tra le tante meraviglie che potete vedere in questo museo, che è veramente un tesoro, anche se pochi in realtà non vanno, si vanno a vedere, ma vi consiglio davvero di perderci giorni e giorni, perché ogni volta va sicuro trovare qualcosa di nuovo, è bellissimo. Tra tante cose, intanto ci sono due immagini di due affreschi del Piola distrutto. Questo è un affresco del Piola, Domenico Piola, dal Città dello Spirito Santo, questo è un affresco purtroppo distrutto, dalla Chiesa di Sant'Andrea. Questo è un altro affresco del Piola, invece questo è Sant'Andrea in gloria, siamo sempre nella Chiesa di Sant'Andrea. E questo invece è un affresco molto particolare. È un affresco trovato in Sant'Andrea, strappato e ricomposto e oggi esposto a Sant'Agostino. Se chi di voi, 3 anni fa probabilmente, all'inaugurazione, sapete, ci teneva a Sant'Agostino, quando doveva vederci, quando spero di vederci presto, avevamo fatto un'inaugurazione e il gentilissimo dottor Taddei, direttore del museo, ci aveva raccontato la storia di questo affresco. Questo affresco era in Sant'Andrea, non si sa però dove fosse, cioè non si sa dove fosse custodito, in quale luogo del monastero. Intanto è particolare la cosa perché parliamo delle storie di San Giovanni Battista, in un monastero in realtà che è dedicato invece a Sant'Andrea. Particolare ancora di più che le immagini che vengono disegnate. Allora, in primis troviamo qui un San Giovannino, eccolo qua, come da un angelo. L'angelo è l'angelo Uriele, l'arcangelo Uriele. L'arcangelo Uriele, pochi di voi lo conosceranno, perché? Perché è un angelo che troviamo nella tradizione orientale e nei Vangeli apocrifi. Già nel 746-35 era stato bandito appunto l'angelo Uriele, come altri arcangeli, dagli Vangeli. Quindi, diciamo, trovare un affresco del XIII secolo con un arcangelo Uriele è già una cosa molto particolare. Nella seconda immagine abbiamo San Giovanni Battista nel deserto, nella terza immagine c'è San Giovanni che viene trovato dai farisei. Questo affresco, dicevo, è stato strappato dal convento, non si sa in quale punto del convento si trovasse, probabilmente durante la distruzione del convento è stato trovato, quindi è stato deciso in fretta e poi di strapparlo, appiccicarlo e portarlo. Tanta fu la fretta che si perse l'idea, cioè si perse la collocazione originale dell'affresco. Importante però per noi oggi poterlo vedere a Sant'Agostino, e questo invito ad andare a Sant'Agostino a vedervelo. Poi vedere ancora un'immagine ecco qua vedete un po' l'arcangelo Uriele, questo lo vedo molto bene, in particolare col piccolo Giovannino che, eccolo qua, per mano viene condotto nel deserto. Far vedere ancora, ecco, queste immagini si vede ancora l'istruzione, la fase di istruzione, vedete tanto qui c'è un po' qualche reclamo sempre, che fa sempre bene. Ecco qua, vedete, un campanile della chiesa. E qui pian piano la chiesa, il convento sta scomparendo. Si dice poi che durante la distruzione, poi tra le tante cose vengono trovate anche due torri. La prima torre, la Torre Fiorente, che conosciamo, che è una delle torri delle mura della Barossa inglobate nel monastero, la seconda torre invece è una torre più antica, forse una torre di origine romana, viene trovata, viene disegnata, poi logicamente quando viene spianato il tutto, viene spianata anche la torre. Questa è l'immagine, sì, eccolo qua, del campanile di Sant'Andrea. Già, vedete, già carcere con tutte queste finestre messe così. Questa bocca di lupo, che sono finestre usate sia per i conventi, per fare in modo che, come dire, coloro che erano fuori potessero vedere dentro, ma anche al contrario, sia usate anche nei carceri.
Se vi capita di andare, per esempio, per i conventi, in Corso Europa, dalle monache alla metà di Corso Europa, c'è il video, sono fatte proprio così. Vi capita anche, se vi andate, sempre quel convento alla metà di Corso Europa, potete vedere anche un bellissimo tetto a barca, ma quello di quello parleremo un'altra volta. Un tetto tipico genovese anticamente, che oggi invece è particolarmente raro da vedere, soprattutto nei vicoli. Siamo lontanissimi, come sempre, dalla mezz'ora che volevo fare, cioè in realtà siamo molto più lunghi, ma andiamo avanti. Abbiate ancora poca pazienza, abbiamo finito. Di Sant'Andrea, possiamo trovare una cosa, direi. Ecco, sì, tra le tante cose, D'Agostino, vi si vede anche, per esempio, questo bel bassorilievo. Vi è una stanza, se vi capita di andare a Sant'Agostino, vi è una stanza in cui vi è alcune pietre parlanti, diciamo così, appunto, capitelli di San Tommaso, e a fianco alcune pietre parlanti di Sant'Andrea, come questo, qua per esempio. Vedete questa pietra con sopra anche una iscrizione antica. Torniamo alla nostra porta, vi racconto ancora due cose. Se vi capita di andare diciamo così, fuori verso Soprana, avrete lungo l'antico di Vigo Ponticello, la casa di Colombo, dietro il chiostro di Sant'Andrea, e per questo Sant'Andrea e via Dante. Se vi capita, troverete davanti anche una pietra parlante. Eccola qua. Una colonna romana, qui posta dal professor Achille Beltrami, che ci racconta, che se vi capita leggere preciso, preciso l'iscrizione, racconta che qui, via la casa di Colombo, il chiostro di Sant'Andrea, e questo fu un luogo di sepoltura di greci, etruschi e campani. In questo luogo, infatti, se vi capita di andare al Museo per l'Archeologia di Pelino, per notare alcune lapidi, alcune stele, trovate appunto i Prestidanti, quando venne scavata, per costruire appunto i Prestidanti, venne scavata e vengono trovati tra tante cose, appunto, resti di sepoltura, per cui vi era appunto un'antica necropoli. Torniamo alle antiche immagini di Porta Soprana, e troviamo ancora altre cose, prima di finire. Guardando le immagini antiche, mi dimentico qualcosa, ma direi di no. Scusate, controllo gli appunti che non vorrei dire. No, direi che più o meno vi ho detto tutto. Se guardiamo le immagini antiche di Porta Soprana, ecco qua, tra le tante immagini che possiamo vedere, una in particolare, questa anni 30, così vedete, eccola qua. Questa immagine che vi mostro già prima, forse, ma direi di sono sicuro, è un'immagine, come sapete, antecedente alla distruzione degli anni 30, diciamo, alla distruzione di Vico Ponticello, lato meridionale, c'è ancora la torre, la casa che insiste sulla torre meridionale, ebbene, in prima fila, leggerete, Maciste innamorato. Questa, diciamo, ci fa collocare queste immagini nel 1919, perché in quell'anno usciva un film su un genovese che diventò molto famoso in quegli anni. Bartolomeo Pagano, oggi a lui è dedicata una via a Nervi, se vi capita di andare a Nervi, di Bartolomeo Pagano, sotto scritto tra virgolette Maciste. Perché? Perché Bartolomeo Pagano, nato a Sant'Ilario, un tempo comune a sé, oggi come sapete, sopra Nervi, parte della nostra città, come dire, parte della città, eccolo qua. Bartolomeo Pagano, nato a Sant'Ilario, camallo a Nervi. Nel 1914 fu scoperto come attore e lì iniziò la sua carriera. Iniziò la sua carriera nel film Caviria e poi l'anno dopo iniziò invece la sua carriera come maciste, come con un film con titoli Maciste. Nel 19, appunto, vi fu il film Maciste innamorato. Pensate, tra il 15 con Maciste e il 26 con Maciste nella gabbia dei leoni, furono ben 20 i film con titolo appunto Maciste, quindi da lui interpretati come Maciste. Poi ci furono altri film che interpretò fino al 29 con il film Giuditto Lo Ferme. Pagano era molto famoso non solo in Italia, ma anche in Francia e in Germania, per esempio. Nel ventennio fu utilizzata la sua figura, diciamo, come scritto, superuomo, quindi diciamo così, esaltato come le sue doti di uomo, maschio italiano, muscolosissimo, quindi diciamo proprio un superuomo. Si racconta addirittura che come attore fu scoperto, cioè colui che si inventava l'ha scoperto fu D'Annunzio, che si inventava l'ha scoperto questo superuomo, appunto, che diventò un mito per il cinema, ma non solo in Italia.
Se leggete un po' la sua biografia, si viene a sapere che guadagnava fino a 600.000 lire all'anno, che è una cifra enorme. Poi andò, diciamo così, finì la sua carriera, poverino, poi pian piano i suoi dolori, cioè finì la sua carriera a causa dei suoi dolori fisici. Dolori fisici che lo portano addirittura negli ultimi anni a vivere sulla sedia a rotelle. E poi nel 1947 morì. Mi è capitato qualche anno fa di conoscere una ragazza che mi raccontava di essere nipote del maciste. Nessuno spiegava chi fosse, quando gli raccontai, io mi divertivo già dei vicoli, quindi un po' conoscevo. Si stupì che conoscessi, come dire, il suo nonno, ma in realtà era una figura famosa, perché conosce un po' la storia di Genova. E se non la conoscete, ora la conoscete. Vedete, quando guardate da piccole immagini come questa, si possono trarre moltissime idee o spunti. Concludiamo, direi, perché è giunta anche l'ora di mezz'oretta, basta la grande. Concludiamo con una cosa divertente, molto no, divertente, non lo so, però molto a tema. Sapete negli ultimi tempi che una nota marca di bibite è stata, tra virgolette, scalzata da Cristiano Ronaldo, che ha tolto, durante la conferenza stampa, ha tolto la Coca-Cola da fianco a lui. Ebbene, parlando un po' di questa bibita, Cristiano Ronaldo ci picchia, ma tanto non credo che ci guarderà. Se guardate in questa reclame della Coca-Cola, cosa ci fa vedere? Un camion della Coca-Cola che entra proprio in vicolo di Ito Botticello, qui è una casa di Colombo. Ito Botticello fa ancora le case, lato meridionale, ebbene, la Coca-Cola entra dentro in città. Questa immagine che farà molto arrabbiare Cristiano Ronaldo, direi che è tempo di concludere. Come sempre, adesso c'è ancora, no, va, direi che siamo a posto. Qui c'è ancora, qui c'è il maciste, poi, se non l'avete visto prima, qui lo vedete ancora meglio, omone. C'è ancora l'immagine della Coca-Cola. Che non ci sponsorizza, purtroppo, ma anche potrebbe essere utile. Direi che possiamo concludere anche questa tredicesima puntata delle Segrete dei Vicoli di Genova. Come sempre, vi ringrazio per l'ascolto, vista l'ora, vi do la buonanotte e un saluto dai Vicoli.